Ciao a tutti, vi presento un semplice circuito per verificare il funzionamento di questo interruttore a scorrimento. Quindi do subito un titolo, ecco, scrivo sempre ITTVT che è il nome della scuola, poi uso di un interruttore a scorrimento versione 4, ecco, facciamo versione 5, aggiungiamo qualcosa di nuovo. Ecco, questo è un progetto già stato realizzato dai ragazzi, ve lo propongo per chi non ha potuto assistere alla lezione sincrona. Bene, allora questo che vediamo qui è un interruttore a scorrimento, lo troviamo tra i componenti che ci propone Thinkcard. Ecco, se scrivo interruttore, ecco, tra quelli proposti c'è questo interruttore a scorrimento, che può funzionare sì da interruttore, ma può funzionare anche da deviatore. In questo caso vediamo il funzionamento da interruttore e poi in un'altra esperienza vedremo il funzionamento da deviatore. Prendo il componente e lo piazzo qui sulla breadboard. Ecco, vediamo di far accendere e spegnere una lampada con questo interruttore a scorrimento. Ecco, posso decidere di prendere la lampada, posizionarla per esempio in questa posizione. Ci ricordiamo che la lampada la possiamo prendere dai componenti base scrivendo semplicemente lamp e poi facendo un clic e spostandola, ecco, sulla breadboard. Ecco, magari qui possiamo tenerla da parte. Dopo che abbiamo visto come si accende una lampada, vediamo di farne accendere due. Non è così difficile, basta metterla in parallelo e vediamo come, per chi non lo sapesse. Quindi l'interruttore a scorrimento lo pongo un pochino più a destra, così da avere spazio a sufficienza per inserire la lampada. E così possiamo fare anche per questo, che è un multimetro che ci tornerà utile per misurare delle tensioni o delle correnti. E questo che è l'alimentatore che ci consente di avere delle tensioni. Ricordiamoci che una lampada accende perché scorre in essa della corrente, e la corrente può scorrere solo se c'è una differenza di potenziale. Come si prende l'alimentatore? Sempre da qui si scrive chiaramente alimentatore, alimentatore, basta alime e lui lo trova, eccolo qui. È la solita cosa, si tiene premuto e si trascina per piazzarlo dove vogliamo. Ecco. Se invece vogliamo cancellare un oggetto è sufficiente premere, fare un clic sull'oggetto stesso e premere canc. Bene, vediamo di far accendere questa lampada. Per chi proprio fosse a digiuno di questo, possiamo cominciare da zero dimostrando che se sulla lampada arriva una tensione, cioè c'è una differenza di potenziale, ecco, circolerà una corrente. Quindi vorrà dire che l'alimentatore che fornisce, lo vediamo subito, una tensione di un valore che noi possiamo scegliere da un minimo a un massimo, facendo semplicemente un clic e digitandolo qui. Ecco, potrei scegliere per esempio 30, ecco il valore massimo di tensione che fornisce, oppure 5 volt, in questo caso 12, perché 12 è la tensione di funzionamento di questa lampada. Ecco, a 5 volt si accenderebbe lo stesso, ma chiaramente molto meno intensamente, magari a 24 si brucierebbe. Ecco, lo possiamo verificare anche questo, proviamo a dare 24 e vediamo se si brucia oppure no. Perché se accende la lampada abbiamo detto che serve una differenza di potenziale che consentirà una circolazione di corrente. Allora collego uno dei mossetti del generatore a uno dei mossetti della lampada. Come si fa questo? Si porta il puntatore, intanto si interrompe, ecco, l'esecuzione del programma se non è possibile, si porta il puntatore sul morsetto di uscita dell'alimentatore, si collega a uno dei due pin, per esempio lo possiamo collegare a questo, ecco così. Un clic ancora per concludere la connessione. Il colore del filo si può cambiare, già che è positivo, mettiamo il rosso. E anziché metterlo così di traverso, lo possiamo mettere in un modo un po' diverso. Ecco, facciamo un doppio clic sul filo stesso e possiamo drizzare da questa parte, per esempio, il filo, e poi un doppio clic ancora potremo drizzarlo da quest'altra parte così. Ecco, potrebbe andare benissimo così, dà meno fastidio, ecco. Quindi il positivo arriva a uno dei morsetti della lampada. Se non ci piace che passa dietro la lampada, possiamo accorciarlo verso qui, poi fare un doppio clic e magari abbassarlo da questa parte.
questo è il percorso magari più corretto per far passare i fili e non mettere in diagonale che possono creare problemi poi per l'inserzione di altri componenti e per l'esecuzione di altre connessioni. Allora adesso mi anche collegare negativo, quindi inizialmente magari lo collego direttamente così, scelgo il filo nero, poi anche qui la stessa cosa, doppio clic e magari la piazzola la porto qui, poi doppio clic e magari posso portarla qui, e ancora doppio clic per creare un'altra piazzola e lo posso portare qui. Chiaramente questo lo porto leggermente più in basso, ecco che risulta la lampada direttamente collegata all'alimentatore. Non potrà che circolare corrente e quindi accendersi. Ecco qui si accende la lampada, però si accende ma si rompe pure perché la tensione che abbiamo inserito è troppo alta, 24. La tensione di esercizio di questa lampada è di 12, quindi io scriverò 12, invio e la lampada si accende correttamente. Bene, ora vediamo come usare questo dispositivo, ecco questo interruttore a scorrimento. Vogliamo accendere e spegnere la lampada spostando, ecco questa levetta sull'interruttore. Per questo bisogna decidere di interrompere la circolazione. Sì, ci sono. Bene, scusate, riprendiamo la registrazione, mi cercavano. Ecco, stavamo dicendo che se vogliamo accendere e spegnere la lampada con questo interruttore, necessariamente dobbiamo interrompere il flusso della corrente. Quindi uno dei due collegamenti va interrotto. Possiamo scegliere di interrompere per esempio questo, il negativo, poco importa, o l'uno o l'altro, già che questo è più esterno, più vicino all'interruttore a scorrimento, decidiamo di interrompere questo. Quindi la lampada non sarà più collegata direttamente al generatore, ma sarà collegata attraverso questo interruttore. Quindi sposto per esempio in questa posizione questo filo, non serve oramai che fa tutti questi giri, lo metto dritto per questa parte. Dritto così e poi in basso. Di conseguenza abbiamo due piazzole, queste qui intermedie che non servono più. Faccio un clic e premo cance, un altro clic e premo cance. Bene, a questo punto la lampada certamente non si potrà accendere perché la corrente non può circolare, il circuito è aperto. Bisogna chiuderlo collegando questo morsetto centrale dell'interruttore al morsetto che è rimasto libero della lampada. Ecco, e questo filo lo facciamo nero, cioè che porta il negativo alla lampada. Quindi cosa farà questo interruttore a scorrimento? Quando sta da questa parte chiude questi due contatti, quando starà da quest'altra parte invece, quando avvieremo il circuito, apre questi due contatti e chiude questi altri due. Ecco, chiusi questi altri due, non c'è collegato niente, non si accende assolutamente nulla. Ecco, invece, chiusi questi primi due contatti, ecco questo, ecco due morsetti, ecco chiuso questo contatto, ecco la lampada si accende perché la corrente chiaramente può fluire, ecco gli elettroni scorrono su questo filo nero e vengono attratti dal potenziale più alto del generatore positivo. Bene, ora ho messo degli strumenti per misurare per esempio il flusso della corrente. Ecco, sarei curioso di sapere quant'è la corrente, oppure qual è la tensione che arriva alla lampada. Ecco, possiamo verificarlo. Partiamo dalla cosa più semplice da verificare, che potrebbe essere la tensione ai capi della lampada, altro non è che quella del generatore, però la vogliamo misurare. Per misurare una tensione bisogna predisporre lo strumento e il voltmetro in parallelo, cioè significa un filo andrà collegato, ecco qui, magari la lampada la spostiamo leggermente più in alto, così che abbiamo un morsetto libero su questa colonna per il positivo da collegare al voltmetro, facciamo il filo rosso e poi rosso e nero. E poi chiaramente il negativo va collegato a quest'altra colonna, negativo del generatore che arriva tramite, ecco, la chiusura dell'interruttore a scorrimento. Quindi questo sarà un filo nero. Verifichiamo prima di collegare altri strumenti che effettivamente questo strumento misurerà la tensione, ecco 12 volt, e 12 volt arriva alla lampada solo quando, ecco, questo interruttore è chiuso. Se l'interruttore è aperto, ecco, questo contatto è aperto. Ecco, quindi poi vedremo, questo è un deviatore, faremo degli esempi, dei circuiti dove questo viene utilizzato come deviatore, adesso lo utilizziamo come interruttore, come se questo terzo pin non ci fosse. Ecco, quindi così è aperto, premuto e chiuso, circola corrente e
la lampada s'accende e sui cavi ci sono 12 volt. Certamente, se il circuito è aperto, se l'interruttore è aperto, non c'è tensione alla lampada, non potrà circolare corrente. Vogliamo verificare questa corrente? Beh, facciamo presto a farlo. Interrompiamo, usiamo questo strumento come amperometro. Per misurare le correnti, però, bisogna prestare attenzione. Ecco, è molto importante per misurare le correnti che lo strumento sia in serie. Quindi dobbiamo interrompere anche qui il flusso della corrente. La corrente fluisce seguendo questo verso, ecco qui, questo percorso. E allora per interrompere la corrente potrei scegliere di staccare questo filo semplicemente. Quindi magari questo filo lo collego al, ecco qui, lo collego a negativo, poi gli cambierò colore. Ecco, facciamolo passare quindi questa volta, quest'altra parte stavolta. Ecco quindi il percorso della corrente. A questo punto possiamo anche interromperlo. Saranno delle piazzole di troppo. Ecco, lo colleghiamo qui. Queste piazzole di troppo, basta un clic e premere cance. Ecco, quindi ho collegato la lampada all'amperometro e di conseguenza l'amperometro lo collegherò al generatore. È chiaro che se lasciassi le cose così, la lampada non accende perché non ci può essere passaggio di corrente. La corrente si ferma, ecco, qui non parte proprio, insomma, il generatore non è proprio collegato a niente. Se il generatore lo colleghiamo all'amperometro, per esempio in questo modo, ecco, questo filo sarà il filo rosso, ovviamente, positivo, la corrente potrà fluire, ecco, convenzionalmente da positivo al negativo, ecco. Nella realtà sono gli elettroni che dal negativo scorrono, seguono il filo, passano attraverso l'interruttore a scorrimento, in questo caso chiuso, arrivano alla lampada, passano attraverso il filamento della lampada per poi, ecco, arrivare all'amperometro e qui dall'amperometro poi essere fatto il ritorno al generatore, quindi essere catturati, diciamo, dal morsetto più alto, dal morsetto potenziale più alto e positivo. Verifichiamo di aver fatto bene. Ecco, questa è la corrente che circola nella lampada quando l'interruttore è chiuso, quando l'interruttore è aperto è da questa parte, quindi questi due contatti sono praticamente isolati, invece questi due sono uniti. Ecco, questi due uniti non comportano alcunché. Questi due aperti fanno sì che non ci possa circolare più corrente e la lampada è spenta. Bene, possiamo verificare per esempio magari che tensione abbiamo ai capi di questi due contatti quando l'interruttore è aperto e quando è chiuso. Proviamo, colleghiamo un morsetto, questo in negativo, al centrale dell'interruttore a scorrimento, lo facciamo così, e il positivo lo colleghiamo al lato esterno. Questo è positivo, lo facciamo rosso, questo è negativo e lo facciamo nero. Mettiamo di colore nero. E verifichiamo che cosa misureremo ai capi questo misura la corrente, chiaramente non c'è nessun senso misurare la corrente tra i due mossetti. Misurare la resistenza può andare bene così è praticamente infinita, così è zero, ecco, per capire che effettivamente quando i contatti sono aperti, la resistenza tra questi due morsetti è infinita. Quando i contatti sono chiusi, la resistenza è nulla. Possiamo vedere anche come voltmetro cosa accade. Eccolo, però abbiamo visto, non circola corrente. Come voltmetro abbiamo 0 volt nel caso che questo è spento. Quando è collegato in questo modo qui, abbiamo i 12 volt di qua e qui comunque continua a rimanere 0 volt. Quindi tra questi due contatti, ecco, ci può essere resistenza infinita o resistenza nulla. La corrente che circola è nulla perché questo morsetto praticamente non è collegato a nulla e di conseguenza non può esserci nessuna tensione. Salvo che non collego questo morsetto a qualcos'altro, ecco, metto un diodo LED o qualcos'altro. Finché un morsetto, ricordiamoci, rimane isolato dal resto, non potrà mai circolare corrente. L'abbiamo dimostrato andando su A, la corrente è nulla, comunque sia posizionato l'interruttore, la resistenza cambia, quando è chiuso è zero, quando è aperto è infinito, e invece la tensione è sempre nulla, cioè che
non è connesso da nessuna parte. Ecco qui, attenzione. Questo è tutto.